I campionati italiani Master sono stati forse l'evento migliore per inaugurare una struttura come il nuovo campo di atletica, che oggi è stata anche intitolata a una figura importante per l'atletica come Enzo Tenti. L'evento più adeguato per inaugurare finalmente lo stadio di atletica Enzo Tenti, e quindi per tenere insieme il passato glorioso e il presente che si sta veramente predisponendo con grande speranza. Oggi la città di Arezzo ha rappresentato e rappresenta un punto fondamentale dal punto di vista nazionale. Questa struttura è tra le prime e forse al momento uniche 10 in Italia che ha la possibilità di ospitare eventi di questo tipo. Questo non è soltanto grazie all'amministrazione comunale, che ovviamente ha fatto il proprio, ma è anche grazie all'associazionismo sportivo, all'Unione Polisportiva di Policiano, alla FIDAL, a tutte le realtà che in qualche modo si operano e adoperano perché questo accada. È stato un esempio mio babbo, è stato un esempio per tutti noi che abbiamo gravitato e continuiamo a gravitare nel mondo dello sport, in particolare dell'atletica leggera. È stato un esempio di perseveranza, di persona che ha creduto in certe cose e le ha portate avanti. Ha trasmesso questi valori, li ha trasmessi anche a noi, a me, a Fabio, a tanta gente che appunto gravita nel mondo. E quindi un pochino di responsabilità di tutto questo ce l'ha anche lui dal cielo.